della nostra pagina. Sono Davide Piras e vi parlo dalla libreria caffetteria Dorian Gray, situata precisamente nella nostra bella Sardegna. Siamo qui a girare questo breve video per lanciare la nuova rubrica che abbiamo intitolato Sorsi di Libri, attraverso la quale vi consiglieremo appunto libri, vini, birre, tè, tisane, infusi, cocktail che a nostro avviso valga la pena degustare e nel caso dei libri leggere. Come esordio abbiamo scelto un libro che ci sta particolarmente a cuore. Eccolo qui, si intitola Il sale, scritto dall'autore francese Jean-Baptiste Delamont, uscito oltre Alpe per Gallimard e pubblicato in Italia, oltre che tradotto, da Neo Edizioni, un editore indipendente molto audace nello scouting dei giovani talenti nostrani e stranieri. Il sale ha la particolarità di essere il libro vincitore di Mouse Legendi, un'iniziativa nata dal mondo social, in questo caso su Facebook, nel gruppo Billy il vizio di leggere, che conta oltre 20.000 iscritti e ha come finalità la promozione della letteratura di qualità. Grazie a questo traguardo e alla grande mole di lavoro della comunità di Billy, il libro è riuscito a scalare le classifiche fino alla 15ª posizione della narrativa straniera, scompaginando meccanismi consolidati nel tempo e infilando di fatto un piccolo editore in quelle zone di classifica che solitamente sono appannaggio dei colossi editoriali. Dopo aver letto il libro io mi sbilancio nell'affermare che per stile di scrittura, argomenti trattati, Delamont avrebbe meritato di scalare ulteriormente questa classifica, ma vale comunque il grande risultato ottenuto. Cerchiamo di accontentarci. Delamont è stato accostato già a grandi scrittori del passato della narrativa francese come Balzac e Flaubert. Io infatti durante la lettura ho trovato come argomento ricorrente il rapporto conflittuale tra genitori e figli, un po' come Papà Goriot di appunto Balzac, ma anche lo stile è quello di educazione sentimentale di Flaubert, così come la capacità di Delamont di far prendere coscienza ai suoi personaggi dell'insoddisfazione delle proprie vite. Delamont ha una scrittura sensuale, quasi ipnotica, e nonostante questo si limita semplicemente a raccontarci una storia familiare, una storia che potrebbe essere tranquillamente quella di ognuno di noi. È quindi difficile non provare empatia verso i personaggi durante la lettura di questo romanzo. E chi sono questi personaggi? Ve lo dico subito. I personaggi sono Louise, Fanny, Alban e Yona. Louise è la madre degli altri tre personaggi e la storia parte proprio da lei. Louise è una anziana vedova e decide di organizzare una rimpatriata familiare per riunire tutti i suoi figli. Invita così Yona, Alban e Fanny a una cena che si terrà nel paese di Sète, una città marinara dell'Occitania francese dove i ragazzi hanno trascorso la loro infanzia. Le vite dei personaggi sono molto distanti tra di loro, apparentemente diverse, tutto sembra scorrere per il meglio fino a che l'avvicinarsi di questo evento non inizia a risvegliare dentro di loro un passato che loro hanno cercato di dimenticare. Le loro vite sono molto problematiche perché Louise ad esempio non è riuscita mai ad accettare il fatto di non aver costruito dei rapporti solidi con i propri figli, mentre Fanny è morta dentro lo stesso giorno che ha negato a sua figlia. Yona non ha accettato mai la sua omosessualità e non riesce a vivere pienamente la storia d'amore col suo compagno. E poi c'è Alban che porta sulle spalle tutto il peso di essere l'unico figlio che loro padre avrebbe ritenuto degno della famiglia per il solo fatto di aver proseguito il mestiere del patriarca, ovvero il pescatore. Sembrano apparentemente, come ho detto, vite distanti tra loro, ma
sono accomunate da un unico denominatore, e questo è proprio Armand, il marito di Louise e il padre dei ragazzi, che prima di morire ha segnato profondamente le loro esistenze. Il sale all'interno di questo romanzo non è solo un titolo. Il sale è un elemento ricorrente della città di Sète, che muovendosi sullo scenario del romanzo acquista i connotati di un personaggio in carne e ossa e viva, con il suo carattere, i suoi profumi, i suoi odori e i suoi colori. Ma il sale è anche metafora, perché conserva i sentimenti nel tempo, immutati, e penetra nelle ferite e le guarisce dopo aver creato tanto dolore, quindi è catarsi e liberazione. Ma non, le mie parole non sono niente, è giusto che sia l'autore attraverso la mia voce a guidarvi all'interno del romanzo con un breve incipit. Si svegliò con la certezza che i bambini dormissero ancora. La prospettiva della cena prese forma nella sua mente e con essa la sensazione di questa presenza, quella dei ragazzi nelle loro camere all'altro capo del corridoio, i loro corpi nascosti sotto le coperte. Un giorno sfilacciato scivolava dalla finestra e si infrangeva sullo spigolo del comò. L'alba bagnava la camera. Dalla casa non sentiva il rumore delle onde, ma le arrivavano le grida dei gabbiani. Se le persiane non erano chiuse e il giorno la trovava allungata sul fianco, il viso rivolto alla finestra, una delle prime immagini che distingueva aprendo gli occhi era il volo alto degli uccelli sopra un quadrato di cielo sul muro. Una carovana di nubi ci stazionava, a volte. Se le mattine erano grigie, lui ci vedeva come un riflesso del mare, una schiuma che poteva essere bianca o anche nera. Ma poco contano in verità le brezze marine. Gli uccelli non cessano mai di dominare la città. Qualsiasi cosa accada alla gente del mare, loro sventrano il cielo comunque. Come avete potuto sentire, la scrittura è molto raffinata, evocativa, e mi sono quasi emozionato e niente. Per in abbinamento a questo libro non potevo che scegliere un vino da bere in compagnia del pesce fresco, del crudité, ma anche con della frutta fresca o della pasticceria da forno. E il vino è questo. Si chiama Targai, è un vermentino di Galura DOCG del 2017, prodotto dalla cantina di Monti, vinificando il mosto di prima spremitura delle uve vermentino, vendemmiate a un'altitudine che va dai 300 ai 400 metri. Vi svelo una cosa, la bottiglia l'ho stappata prima non per guadagnare tempo, ma perché noi addetti ai lavori facciamo le cose sempre nel migliore dei modi, tranne quando le facciamo in pubblico, quindi per evitare magre figure abbiamo stappato prima la bottiglia. Versiamo. Ricordatevi di prendere sempre il calice dallo stelo, ma è così per non alterare la temperatura del vino. Tutte le volte che vedo persone farlo, il mio cuore fa 4 battiti a vuoto. Potete vedere il colore giallo paglierino con dei riflessi verdognoli che ne denotano la giovinezza. L'aroma è abbastanza intenso, il bouquet è complesso e si possono percepire delle note di mela verde e anche in lontananza la mandorla amara. Il gusto è asciutto, morbido, ricco di quella mineralità caratteristica dei vitigni galluresi che proliferano in mezzo alle antiche rocce granitiche. Io vi consiglio di berlo a una temperatura che va dagli 8, che vada dagli 8 ai 10 gradi, in modo che gli aromi si sprigionino e risalgano verso l'alto. Potete
misurarla con un termometro come questo. Mi auguro che lo degustiate tra una pagina e l'altra del sale di Jean-Baptiste Delamont Neo Edizioni. Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, che continuate a seguire la nostra rubrica e alla prossima. Come diceva Goethe, la vita è troppo breve per bere vini mediocri. Cin cin.